Arthur Gaginski, probabilmente sai, poi anche davanti al pubblico di casa ci teneva a fare sicuramente una figura diversa. E adesso andiamo a vedere, diciamo, i tre candidati al podio. Tomáš Werner, Repubblica Ceca, aveva il terzo posto con 74 e 10 nello short program. Lui ha detto che era abbastanza soddisfatto di come aveva pattinato nel programma corto. Gli è stato chiesto perché non aveva inserito il quadruplo. Dice: io sto lavorando solamente da 5 settimane con il mio nuovo allenatore, quindi non ho fretta, ma state certi che riproporrò il quadruplo agli europei e ai campionati del mondo. E quindi ha voluto rassicurare in conferenza stampa della sua potenzialità. Forza Thomas. Un medal di Michael Jackson.
Il pubblico davvero sembra aver gradito molto questo esercizio libero di Thomas Werner. Sicuramente notavo una cosa: atleti giovani come Yuzuru Hanyu, come lo stesso Gaginski, non hanno avuto, diciamo, il coraggio, i loro allenatori hanno preferito scegliere per loro delle musiche molto classiche, forse anche un po' pesanti per questi ragazzi di appena 17 anni. Invece devo dire che Thomas, 24 anni, si è rimesso in discussione con questo nuovo allenatore canadese e ha presentato un programma comunque con una musica particolare, se non altro a livello coreografico, interessante. Davvero molto gradevole. Thomas ha un grande talento espressivo, una pattinata fluida e potente, pertanto risulta sempre molto piacevole da guardare per il pubblico. Credo che Tatiana Tarasova sia andata a salutare, visto che sta commentando per la TV russa, no? Io credo che le abbia fatto i complimenti, sembrava un sorriso molto incoraggiante. Dunque, riecco la prima combinazione. Tecnicamente lui ha deciso di non rischiare il quadruplo, ma è stato abbastanza valido. Vediamo triplo Axel, doveva attaccare il doppio tollo proprio qui, ma questo atterraggio non l'ha incoraggiato. È riuscito comunque ad attaccarlo al secondo triplo Axel, pertanto bravo Thomas, perché è più difficile sicuramente il secondo Axel più in là col programma. La stanchezza poteva giocare un fattore decisivo. Ha eseguito poi triplo loop, triplo Lutz, triplo Salkov, doppio Axel da passi, difficile atterraggio che sicuramente gli costerà qualche punto. Ecco, questo è il secondo triplo Axel al quale ha sapientemente attaccato il doppio toll che non era riuscito ad attaccare al primo. Ecco, questo è il doppio Axel, purtroppo un errore sciocco, uno step out con mano per terra. Dico sciocco, ovviamente poverino, lui ha fatto del suo meglio, però dispiace vedere due grandissimi tripli Axel e poi l'errore sul doppio. Esattamente, Joubert perse i mondiali a causa di un doppio Axel finale in cui cadde e mancavano proprio, sai, quei due punti a fare la differenza. Come, insomma, parlando in questi giorni mi dicevi, cioè, uno è così contento che è andato tutto bene e poi vai a sbagliare proprio forse il salto più semplice rispetto a quelli che hai presentato. Del resto è come è successo anche ieri a Ciando, che ha presentato la combinazione col quadro per andare a cadere sull'Axel. Allora, 78-09 grande, con 78-12 per il presentation score, 156-21, assolutamente è suo fino a questo momento il primo free skating ed è anche il suo nuovo punteggio stagionale, e dunque avrà un totale 230-31, perché pensate, aveva fatto 154-50 alla Cup of China, quindi davvero un bel incremento di punteggio per Thomas Werner. Pertanto si assicura il podio, vediamo cosa saranno in grado di fare Abbott e il famigerato Chan.